Yolanda Zit. Hello everyone, rieccomi tornata con un nuovo video. Come state? Spero tutto bene. Come avete passato questa vostra giornata? Spero bene. Ciao amici, buongiorno, buon pomeriggio, buonasera, in base a quando voi state vedendo questo video. Io sono Yolanda ed oggi sono tornata con un nuovo vlog. Oggi nuovo video di una nostra giornata insieme. Come ben potete vedere, non sono nella mia solita stanza, ma sono in un'altra casa che avete visto nel video prima. Non so se intanto è uscito qualche altro video. Vi lascio comunque nella i delle info il video dove vi ho fatto il room tour, vi ho fatto vedere per l'appunto la casa dove stiamo vivendo a Milano. E niente, stamattina è ora di colazione. Stiamo facendo colazione stamattina con latte e cereali. Qui c'è Daniele che però ancora non è Ciao pronto. ragazzi, sono un pochino in disabilio. Daniele è ancora in pigiama, quindi io guardate un po', io già sono pronta e preparata, mi sono vestita alle, mi sono vestita alle 7:30, mi sono alzata alle 7:30 di questa mattina. Comunque, prima di iniziare questo video, se vi piacciono i vlog, lasciate un bel pollice in su, iscrivetevi ed attivate la campanella perché sicuramente poi ci saranno tanti altri vlog e tante altre cose insieme in questa bellissima casetta. Sono andata ieri da Tiger. E nei prossimi giorni credo che vedrete anche il video. Ho comprato finalmente delle mystery box. Ah, perché da me a Napoli non si trovano. Prima di iniziare il video, fatemi sapere una cosa: voi fate colazione? Con cosa fate colazione voi la mattina? Allora, noi abbiamo preso qui i cereali. A me piacciono tantissimo questi Coco Pops. E in realtà mi piacciono anche le barchette. Allora, e voi cosa mettete nella ciotola? Prima il latte o prima i cereali? Intanto questo è la mia Hai ciotola. domandato a me o lo devi dire tu? Questa è la mia ciotola. No, in together. Allora, qual è l'itinerario di oggi? Allora andiamo a visitare il castello Allora, andiamo a visitare oggi il castello Sforzesco. Sforzesco. Sforzesco o Forsforzesco? Sforzesco, scritto Sforzesco. Non lo Sforzesco, so. esatto. Non riesci a dirlo, Sforzesco. Castello Sforzesco. Ok, Poi? Sforzesco. Poi andiamo a visitare il parco che sta Parco del qui. castello. Un attimo che ti dico anche il nome. Poi cosa facciamo? Poi dopo andiamo da Starbucks. Andiamo da Starbucks e io vi voglio portare da Starbucks perché hanno messo il menù di Natale e io da quando è che non ci vado a Starbucks? Da Londra. Non vedo l'ora di andare da Starbucks. Mi porto con me e in più oggi, sperando di riuscire a fare tutto quello che ci siamo predisposti, andiamo anche nel negozio di giocattoli più grande d'Italia in questo momento, che è il negozio di Mamma, ho perso l'aereo. È un po' complicato da nominare. Svarz. Svarz. È bellissimo e appena l'ho saputo ho detto no, ci devo andare. Ah, qual è il Parco Sempione? Parco Sempione anche, andiamo. Vabbè, comunque vi renderò partecipi di tutta questa giornata. Ora faccio colazione e noi ci vediamo tra poco. Eccoci qua, amici. Allora, siamo usciti da casa e questa mascherina mi fa appannare tutti gli occhiali, però bisogna tenerla. E qua c'è Daniele. Ciao. Oddio, non vedo niente. Ci stiamo dirigendo verso la stazione. Diciamo che fa lievemente freddino Sì, dai, rispetto da noi. aspettavo di peggio, guarda. No, sì, diciamo che io mi aspettavo di peggio. Sono anche un po' aumentate le temperature, quindi diciamo che si sta meglio. Eccoci qua, amici. Allora, siamo arrivati. Adesso ovviamente vi faccio vedere quanto è bello il castello. È la prima volta, io sono venuta tante volte a Milano, ma è la prima volta che vengo qua. È bello perché ho qui il microfono, quindi si sente veramente bene. Ora vi faccio vedere da così. Daniele fa le storie e io faccio il vlog. Bello. Ovviamente qui c'è il castello e poi noi dobbiamo andare dietro nel bosco che è il Parco Sempione. Mi dimentico sempre il nome. Parco Sempione. Ragazzi, sì, vabbè. Qua
qua è tutto chiuso, quindi possiamo camminare con molta tranquillità. Comunque, raga, a me quello che piace di Milano è che c'è la città, però c'è anche il verde, i parchi, gli alberi. È una cosa che, diciamo, noi non è che abbiamo. Quindi io adoro questo. Andiamo, Daniele. Che meraviglia, voi ci siete mai stati? Noi è la prima volta. E adesso ci facciamo un bel giro. Dopo vi facciamo vedere anche il parco dentro. Ragazzi, c'è uno scoiattolo. Aspettate, eccolo. Vediamo se riesco a zoomarlo. Eccolo, è saltato sull'albero. È andato in mezzo ai rami. No vabbè ragazzi, è salito su. No vabbè, comunque l'avete visto, no? Che meraviglia. Ora ci sono le paperelle. Questo qui è il ponte delle sirene, almeno così Daniele mi ha detto. Della sirenetta, sirene, non lo so. Daniele fa... Ok. Ci sono le sirenette. Va bene, molto bello. Mamma mia, queste cose ce le sogniamo. Da quant'è che non vedevo uno scoiattolo, ragazzi? Adoro. Da Londra. Erano, boh, sono 5 anni che non ne vedevo uno. Ma quanto sono belle le paperelle. Ragazzi, siamo a pranzo e io ho preso la cotoletta milanese. Daniele ha preso il risotto con l'osso buco. E wow, è enorme, è gigantesca. Buon appetito. Siamo arrivati da Starbucks, come avete visto prima. Siamo andati a mangiare. Dove siamo andati a mangiare? La cotoletta. La cotoletta, la milanese. Risotto. Zafferano con l'osso buco, quindi tipico milanese. Qua c'è il microfono, magari se vuoi parlare. Ok, adesso. Faccio Cicerone. Adesso ci siamo a Piazza Cordusio, dove c'è anche la metro. Noi ci siamo fatti una bella passeggiatina, abbiamo digerito e andiamo esattamente lì al palazzo di... Si vede? Sì. Andiamo da Starbucks. Siamo seduti fuori perché in realtà Yuki dentro da Starbucks non può entrare. L'abbiamo scoperto solo adesso e siamo seduti qui nel giardino di Starbucks. Ci sono rimasto un po' male sinceramente di questa cosa, perché all'estero non si fanno problemi a fare entrare i cani. Questa cosa non l'ho ben compresa, però va bene. Allora, siamo nel negozio di giocattoli che si chiama Fau Schwarz e quindi dobbiamo vedere un pochettino. C'è un po' di caos, però che belli! Guardate che belle le cuffie! Che bello! Ok ragazzi, allora ho fatto dei danni, nel senso che ho comprato troppa roba. Ho comprato delle cosine di Harry Potter, delle cose a tema, Schwarz, però ci farò un video a parte. Allora adesso, siccome ci sono rimasta male per Starbucks, voglio andare da un altro Starbucks, perché in realtà questo qua dove siamo andati non mi piace tanto. E quindi andiamo dallo Starbucks, quello là, normale. Porta Garibaldi sta. Quella Porta Garibaldi. Speriamo di riuscire ad andare, anche perché c'ha le sedie fuori, tutto a posto. Però voglio andare da quello perché sicuro ha le cose a tema natalizio. Cavolo! Tram, qualcosa di Starbucks tema natalizio, perché se no mi arrabbio, ve lo giuro. Quindi ci devo andare, assolutamente. Yuki sta facendo scintille, faville. Tutti amano Yuki. Andiamo e torniamo vittoriosi. Ciao amici, allora eccoci qua, come avete visto dopo la ripresa di Starbucks siamo tornati a casa, finalmente sono riuscita nel mio intento, ossia andare da Starbucks. Quello che avevo fatto vedere ad inizio era quello vicino al Duomo e personalmente, come parere personale, non mi piace, perché è uno Starbucks un po' per i... Come posso essere delicata senza dire per i perfettini? Allora a me questi Starbucks qua non piacciono e quindi io sono voluta andare da Starbucks, quello là, diciamo, normale, come avete visto nelle clip dopo, solo che non potevo mettere la musica, cioè non potevo mettere la voce perché c'era la musica dove stavamo seduti noi.
Niente ragazzi, adesso siamo a casa e vi volevo già annunciare una cosa, che in un prossimo video vi faccio vedere quello che ho comprato da Fauschwarz, una cosa molto tedesca, da Fauschwarz, che ho fatto da anni, ho comprato un botto di cose e niente, quindi sicuramente ci sarà un video acquisti sul mio canale di questa cosa. Daniele sta lì con Yuki, stanno riposando e niente, basta, penso che stasera non usciremo perché, come avete visto, siamo da stamattina in giro ed è veramente stancante, sono più di 8 ore che giriamo, sono un po' arrabbiata anche per il fatto che lì non potevano entrare i cani, mentre nell'altro Starbucks che siamo andati a Centrale, Milano Centrale, la stazione, è entrata tranquillamente, quindi era perché era quel Starbucks che era particolarmente fighettei, no? Non fanno per me queste cose, ragazzi. Grazie per aver visto il video, spero che questi vlog vi piacciono. Vi voglio bene, un bacione e un abbraccio e noi ci vediamo domani alle 14:30 con un nuovo video. Ciao ragazzi!